Pirlo che riesce a controllare la pallina, evita l'intervento di Piozzini Pereira. Brunelli ancora per Pirlo, che con un tiro a mezza altezza che si insacca alla sinistra di Elauzì, che mantiene il possesso della pallina. Ancora Maldini, Maldini che riesce a deludere la squadra dell'avversario, e con un tiro che passa sotto le gambe del portiere Elauzì, e Maldini riesce a siglare il gol del 2-0. Guaglini perde la pallina, ancora Guaglini, fallo commesso da Guaglini. Ci aspettiamo la seconda ribattuta. Santeramo con la conclusione, tiro che va al lato, riprende lo stesso Santeramo, ancora per Monticelli al centro, tentativo di cosa, viene agganciato in questo momento Brunelli, suonerebbe in parità numerica. Buralli al tiro, conclusione centrale, e il Castiglione si porta sul 3-0. Montauti che perde la pallina, il confisco, l'arbitro che viene in questo istante. Piozzini Pereira al tiro, ribattuto ancora una volta da Saita, che Piro che manda in avanti per Muralli. Santoni riesce a arrivare alla sfera, Santoni al tiro, e c'è la rete del numero 12 del Castiglione, che va a siglare il gol del 4-0. Che rimette per Maldini, Maldini la conclusione per Muralli, e sul leggero tocco di Elauzì il numero 5 castiglionese va a siglare il 5-0. La difesa del Castiglione che riesce a contrastare gli avanti materani e va a siglare il gol del 6-0. Maldini, una pregevole azione in avanti per Faelli. Faelli che va al tiro, conclusione della, e la pallina è entrata con la rete del 7-0, segnata da Faelli appena entrato. C'era scritto solamente "mettimi dentro", è Maldini, Maldini va alla conclusione vincente e sigla il gol dell'8-0. Pregevole azione solitaria di Maldini, che con un tiro a mezza altezza trafigge ancora una volta il portiere. Ormai la partita volge al termine, la partita è finita, e in questo istante c'è la sirena della fine match. Partita che si conclude con la roboante vittoria del Castiglione per 8-0.